Allora, questa è una recensione che esce un po' tipo su richiesta. Non mi ricordo, mi voglio scusare con l'utente, non mi ricordo il suo nickname che mi ha detto quando è che ne parli, quando è che ne parli. È arrivato il momento, insomma, ho messo un po' in coda i vari video, i vari contenuti e quindi ho aspettato un pochettino. Quindi chiedo scusa, chiedo venia, ma eccolo qua servito. Questo è un film che io ho visto una volta soltanto, l'avevo preso in videocassetta, parliamo di, ma saranno passati boh, 25 anni, non lo so, una cosa del genere, ero veramente un ragazzino, e perché la mia videoteca era fornita di un certo numero di titoli horror e thriller, quindi così scovando dopo aver visto tanti tanti titoli, trovai questo affascinante locandina, era appartenente alla collezione Silver Gold della 20th Century Fox, non so se ve la ricordate. Una locandina che sembrava anche abbastanza affascinante. Parliamo chiaramente di un prodotto uscito a metà degli anni 80 per quanto riguarda almeno la distribuzione a un video. E sto parlando di Entity, o meglio, The Entity, film del 1981 diretto dal regista Sidney J. Fury, che in passato ha diretto L'ira di Dio di roba. Interpretato da una splendida Barbara Hershey, la quale anche lei di film ne ha fatti davvero davvero tanti. Fa davvero molto strano il fatto sapere che la Hershey ha compiuto da poco 76 anni, classe 48, ed era protagonista di questa storia molto azzardata, molto coraggiosa, diretta comunque da un bravo regista, Sidney J. Fury, che aveva già lavorato sin dai primi anni 60 in tantissimi titoli, lavorerà ancora per tanti altri anni fino al 2004, senza andare a fare ovviamente il solito elenco di titoli dei quali si è occupato della direzione. Prima però di parlare di The Entity o Entity, vi ricordo che se siete interessati ai miei contenuti potete gratuitamente iscrivervi al canale premendo il pulsante sottostante, attivare la campanella per restare sempre aggiornati sulle novità. Vi ricordo che se volete potete sostenere il mio lavoro tramite i super grazie in basso a destra. E detto questo, partiamo con il video di oggi. Sigla. Allora, The Entity nasce praticamente a partire dal 1974, in cui vengono messe per iscritto le testimonianze di una donna chiamata Doris Bitter, la quale, in un posto non precisato della California, sembrerebbe essere stata aggredita da un'entità invisibile più volte dentro casa sua, lei che comunque aveva dei figli e per certi versi anche stuprata. Quindi una storia da una parte molto drammatica, dall'altra la tipica storia anni 60-70 che necessitava di conferme. Tutto quanto il caso della Bitter cadde poi nel dimenticatoio perché non vennero mai confermate in toto ciò che era successo a questa povera donna che veniva, sembrava sbattuta sul letto, veniva spogliata, aveva molti lividi sul corpo, riportava numerose ferite, insomma una storia molto inquietante. Durante le varie testimonianze della donna c'era un tale, un giornalista che si chiamava Frank De Felitta, il quale andò a romanzare in gran parte le testimonianze della Bitter per poi riportarle in un racconto con il quale ci ha fatto un bel po' di soldini. Il racconto che è diventato in poco tempo una sceneggiatura della quale si è occupato lo stesso De Felitta e che è stata poi passata in una mano piuttosto sicura da un regista che aveva già una ventina d'anni alle spalle di esperienza come Sidney J. Fury, il quale diresse la Barbara Hershey nei panni della Bitter, che aveva necessità di cambiare nome, che prese il nome appunto del romanzo di De Felitta, personaggio che si chiamava Carla Moran. Nella versione, nell'edizione italiana del libro, questo nome divenne, curiosamente, non mi dite il perché, Carlotta.
Tuttavia, nel film, nella trasposizione cinematografica, mantiene il nome originale del libro, Carla. Nel cast ci sono due presenze piuttosto importanti, come possono essere quella di Ron Silver da una parte e del caratterista Alex Rocco dall'altra. Uno era praticamente il nuovo compagno della donna che viveva da sola con i suoi figli, mentre l'altro è il dottore che si dovrebbe occupare del caso della povera Carla Moran, che porta il nome di del dottor Phil Snyderman. Ed ora diamo un'occhiatina a com'era la storia di questo entity e di che cosa parla. Carla Moran è una giovane donna, madre di tre figli, l'adolescente Billy, il cui padre è morto in seguito ad un incidente, e le piccole Julie e Kim, il cui padre, un uomo molto più anziano di Carla, abbandonò la famiglia tempo prima. Una sera, al rientro dal lavoro, Carla viene immobilizzata sul letto e stuprata da un'entità invisibile. Alla violenza segue una serie di incidenti e di esplosioni in casa che costringono la donna e i figli a fuggire e a rifugiarsi a casa di Cindy, la sua migliore amica. Carla quindi prova a rivolgersi ad uno psichiatra, il dottor Phil Snyderman, ma non viene creduta, anzi viene quasi convinta del fatto di essersi immaginata tutto. Tuttavia, nei giorni successivi, le violenze e gli abusi fisici che l'entità invisibile perpetra nei confronti di Carla si moltiplicano ed avvengono anche in presenza dei figli, al punto che lo stesso Billy viene picchiato selvaggiamente quando cerca di proteggere la madre. Inoltre, la presenza segue ed attacca Carla anche fuori dall'abitazione. Un giorno, infatti, perde il controllo della sua auto e rischia di farle provocare un terribile incidente. E ovviamente, come sempre, non spoilerò tutta quanta la storia. Se vi interessa una storia simile, una storia che ha fatto dichiarare a un grandissimo regista come Martin Scorsese che questo era il film più inquietante che avesse mai visto in tutta la sua vita. Posto che io temo sia stato una specie di marchetta, ma non perché il film non vale, anzi, ma è una tipica situazione di sponsor eccellente, come potrebbe essere appunto la voce, il volto, una dichiarazione di Martin Scorsese per un film che comunque sia ha da dire la propria. E adesso entriamo un pochettino più nel dettaglio. Allora, diciamo questo, quando l'ho visto la prima volta, a me quello che mi è rimasto in testa, che mi ha impressionato del film, è stato il fatto che la donna veniva sbattuta davvero violentemente contro il letto. L'effetto era fatto molto bene. Poi era crudo il modo di far vedere le grazie della Hershey, perché tutto volevi tranne che un momento erotico che magari poteva suscitare qualche cosa dentro di te, anzi. E questo lo dico anche avendo guardato il film in fase adolescenziale, quindi magari so, in bollenti spiriti, così tutt'altro. La tensione che si crea durante il film, ma sin dalle prime battute, dato che la donna immediatamente viene attaccata da questa entità, inquieta, inquieta tanto. La colonna sonora, che non è principalmente una colonna sonora, ma è letteralmente un martello continuo, un cuore in piena tachicardia, mi verrebbe da dire. Potenziato soprattutto sui bassi, questa cosa mi è rimasta molto molto impressa. Le musiche erano infatti a cura del grande Charles Bernstein, e effettivamente l'originalità della scelta di questo tipo di OST, di questo score, rimane davvero impressa in testa. Oltre ciò, la trama, che regge fino praticamente a metà con un grande carico di tensione, va a spegnersi un pochettino nella seconda parte. Questo non è che rende il film mediocre, tutt'altro. È un film che secondo me andrebbe riscoperto perché ha il grandissimo pregio di non far vedere una singola goccia di sangue, ma è letteralmente un film horror. Dato che la presenza invisibile, che non, praticamente non si vedrà mai fino alla fine in un certo senso, è davvero davvero mette tantissima ansia. Funziona proprio per questo, perché nel momento in cui Carla rientra a casa, o forse sta facendo qualcosa anche fuori casa, potrebbe accadere da un momento all'altro il nuovo attacco da parte dell'entità, e il film fa leva proprio su questo. Su questa ansia continua, di questa home invasion potremmo dire, quindi potrebbe essere anche un horror home invasion, un sottogenere, che funziona davvero tanto bene.
D'Entity è sicuramente un prodotto vecchio, sente il peso del tempo, ma nemmeno troppo. Qualcuno potrebbe anche pensare magari di rifarci un remake. A Bollywood nel 2003 ci hanno provato con Hava, titolo praticamente che va a recuperare l'americano Entity. E sembrerebbe che in Giappone, tramite il regista Hideo Nakata, sia in programma di fare, tra i vari progetti, sia in programma di farne un remake, chissà se con attori americani o con attori giapponesi. Staremo a vedere. Sicuramente quello che dico io è che film come Entity non ne fanno più. Grazie a quel tipo di fotografia, di quel tipo di grana della pellicola incredibilmente funzionante, con una sceneggiatura forte comunque sia, dato che lo stesso sceneggiatore era quello che si era occupato della pubblicazione e la scrittura del romanzo e quindi sapeva esattamente che cosa doveva fare per consegnarlo nelle mani di un grande regista, il risultato è stato sicuramente, direi, buono, e non è un film eccezionale, è un film molto buono che, se avete nella vostra collezione, fate bene a custodirvelo e a coccolarlo, perché Entity è quel tipo di storia che ogni tanto dovrebbe essere andata a recuperare. Il film non è stato un enorme successo, anzi, venne pagato 9 milioni al suo tempo, nel 1981 non erano pochi, manco per niente. All'epoca gli horror costavano circa 1,5 milioni, 2 milioni, i grandi pezzi da 90 300.000-400.000 dollari, i pezzi quelli un po' più di serie B. Se consideriamo ad esempio che un Venerdì 13 era costato 300.000 dollari, capite che 9 milioni l'anno dopo, nell'81, sono davvero davvero tanti. L'incasso fu di 13 milioni e mezzo, ma il film recuperò tantissimo grazie al mercato home video. Si può dire ad esempio che gli effetti speciali supervisionati da Stan Winston funzionano molto bene, specialmente nella parte finale, se ovviamente vi immedesimate nello spettatore dei primi anni 80, il risultato direi che è piuttosto buono. Sono state tolte alcune scene, alcune sottotrame che potevano anche far un po' depistare dalla storia principale, che riguardavano specialmente Carla e suo figlio Billy, in un rapporto che diciamo potrebbe definirsi un po' incestuoso, tramite un tot di scene che riguardavano alcuni sogni erotici della donna, altri invece sogni erotici di Billy, e quindi hanno tolto quella parte, forse anche per evitare un rating peggiore. Ci furono tantissime critiche per quanto riguarda la trama, per quanto riguarda le scene esplicite, ma la Hershey si mise in difesa del film dichiarando di aver lavorato duramente con tutta quanta la troupe per cercare di rendere il più possibile sconvolgente il concetto di stupro, perché lei definisce giustamente, come un po' tutti quanti, lo stupro come un omicidio. Purtroppo quello che posso dire io è che nella parte centrale del film, quindi durante le sedute di psicanalisi per cercare di capire se questa donna, la Moran, dicesse il vero oppure era una che vaneggiava, era una che voleva attenzioni, un po' tutto quanto quello che è successo alla reale protagonista delle vicende. Diciamo che è una parte un pochettino troppo noiosa per poi arrivare ad un finale, direi, molto particolare. E quindi poi recuperare qualità proprio nelle ultime battute, nell'ultimo atto della pellicola. Qualora vogliate recuperare Entity, lo trovate in DVD, ma è uscito dal commercio, quindi lo potete sì trovare, ma a un prezzo che è ben al di sopra di un comune DVD. Quindi buona fortuna. E sfortunatamente non è possibile reperirlo per ora su nessuna piattaforma, ma mi sembra il tipico titolo da Prime Video. Io sono Bella Ballò e ci vediamo in un prossimo video.